Buon pomeriggio, mister Contini, Gaetano Carnevale, BBTV. Mister, parliamo un attimo della partita di oggi, poi dopo parliamo di quello che è successo nelle ultime 12 partite a cura Contini. Oggi la squadra, mi correggo se sbaglio, è apparsa forse un po' con un po' di timore per quello che c'era in palio, quantomeno i primi minuti. Poi dopo si è sciolta, ha preso sempre più campo, confidenza col terreno e ha fatto la sua partita. Quando è il momento dove lei ha capito che veramente si poteva portare a casa tre punti fondamentali per questo sogno? Grazie. La partita, all'interno della partita è andata bene tu, quindi quarto d'ora magari la tensione, perché sapevamo che sia noi che loro ci giocavamo tanto e sapevamo anche la bravura di loro, anche se si trovano in una classifica sicuramente lontano da noi, ma c'erano giocatori importanti. Il campo comunque era stretto. Si difendevano bene, non erano sottolineati dalla palla, non era facile. Piano piano abbiamo preso un po' più di coraggio e poi sono partite che fin quando non le sblocchi diventa tutto difficile. Siamo stati bravi a sbloccarla anche nel primo tempo, nelle difficoltà a rimanere corti, concentrati, e complimenti ai ragazzi che anche oggi hanno fatto una grandissima partita. Anche oggi, mister, questa domanda è questa: anche oggi è stato seguito il pensiero di mister Contini, che nelle ultime 24 partite, questa compresa, ha collezionato la bellezza di 52 punti. Parliamo di 15 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Che cosa ha detto a questi ragazzi quando è arrivato in quella condizione dove ci si aspettava tanto di più dalla rosa del Desenzano con tanta qualità e non riusciva ad esprimersi? Con lei invece un nuovo campionato e ora un sogno vivissimo. Ma diciamo che sicuramente sono stati i ragazzi che hanno fatto la differenza, perché le qualità ce le avevano anche prima che arrivassi io. Quando hanno capito che bisogna giocare da squadra, comportarsi da squadra, quando c'è la partita la domenica si gioca, ma è il lavoro difficile durante la settimana che questi ragazzi spingono, si allenano tutti quanti dal primo all'ultimo. Una squadra prettamente da trasferta, mister, non so se lei sa i dati, su 68 punti da voi conquistati, 40 di questi sono arrivati lontano da Desenzano. Come lo spiega questo andamento? Perché anche oggi è la quarta vittoria consecutiva in trasferta, tutte senza subire gol, la terza di fila facendone almeno due. Sono numeri importanti. Sono numeri che io non guardo, non è che i ragazzi non guardo, io guardo solo che ancora manca dei punti per raggiungere i playoff. Ci abbiamo due squadre dietro a 4 punti, poi i numeri, la matematica, faccio fare agli altri i conti. Io vivo la settimana con passione, con gioia, quando vedo arrivare i miei ragazzi felici all'allenamento. Le faccio l'ultima perché è stato molto curioso quello che lei ha detto ora, la stuzzico anche un po'. Lei ha parlato di playoff e di guardarsi dietro, ma davanti non si guarda ancora? No, perché ci sono troppe squadre davanti che non possiamo fare niente. Noi dobbiamo giocarci la prossima partita con la voglia di cercare di dare il massimo, di lottare su ogni pallone e poi vediamo cosa succede, ma guardiamo dietro noi.